Ci ha provato anche lei, Irina Simoneta, 33 anni, di Locarno. Una voce che spacca, si direbbe. Ci ha provato anche lei e ci è andata non vicino, vicinissimo. Non abbastanza, però, per partecipare all'atto finale di X Factor, il talent show condotto da Francesco Facchinetti. Sembra che tutti i provenienti siano stati 20.000, quindi una caterva, veramente tantissimi. E io sono arrivata tra i 70, questo è un grande onore, un grande piacere, un complimento in fondo per la mia carriera. Una carriera che il programma in onda su Rai 2 può davvero stravolgere. Basti ricordare la parabola di Giusy Ferreri, che l'estate scorsa ha smesso di indossare il camice della cassiera per vestire quelli della star. La carriera di Irina per il momento continuerà a Bellinzona, dove insegna canto. Sono ritrovata al bootcamp, che è la giornata in cui eravamo appunto insieme con i 70 scelti in tutta Italia. E ci sono ritrovati 5-5 a cantare davanti a Morgan, quel minuto scarso, davanti a lui e al vocal coach. E alla fine di questa esibizione di tutte e cinque mi dice, neanche a me direttamente, ha detto venga avanti, a cui ha detto sì, noi siamo rimasti indietro, voi no, ecco, ciao, grazie, arrivederci. Cercare talenti sconosciuti, dare loro visibilità e quindi introdurli sul mercato discografico. È questo lo scopo dichiarato della trasmissione. Alla base della scelta dei concorrenti finali sta dunque un'astuta mossa di mercato, dove le doti canore sono solo una delle componenti ricercate. Brava, brava, sono tanto brava, brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava, faccio quasi tutto con la voce, sembro un segnalo, sì. Cosa vuoi che ti diciamo? Brava! Brava! Questi provini mi hanno fatto sì sognare di nuovo, che forse con gli anni l'avevo un po' dimenticato.